Lucio, box box, Carletto ha vinto, vieni subito, vieni subito. Ok, copy. Eccomi. Wow, Carlo! Wow! Mai visto una cosa del genere? Ebbene sì, ragazzi, finalmente Scuderia Ferrari ha vinto un altro Gran Premio. Quest'anno veramente, veramente, Siamo veramente. soddisfatti. Siamo molto soddisfatti. Siamo alla terza gara, eh. Siamo sulla terza gara, ne mancano una ventina ancora, ma restiamo con i piedi per terra. Ma nel mentre, comunque, bentornati cari ascoltatori dell'Arso nel Cuore. Io sono Luis, Io siamo Matteo. Ferrari Formula 1, l'Arso nel Cuore. Come sempre, sotto il video tutti i link per seguirci sui social. La campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Bene ragazzi, siamo tornati in un nuovo video e questa volta parleremo del Gran Premio d'Australia. Settimana scorsa il nostro top e flop è piaciuto molto, quindi Lo lo riproporremo. riproporremo e diciamo che il resto dell'anno faremo questo nuovo tipo di format. È una delle Esatto. cose nuove che abbiamo proposto, oltre alla maglietta, per Sì, perché questo comunque nuovo non anno. illustreremo tutto il Gran Premio che ormai avrete visto, ma andremo ad analizzare i top e i flop, quindi chi ha fatto bene e chi ha fatto peggio. Quindi top e flop. Top e flop! Flop e top! Senza perderci troppo in chiacchiere, iniziamo subito la classifica dei top. Non abbiamo messo tanti piloti, ma diciamo quelli significativi, tra cui Latifi. No, Albon no, e fate Vettel. No. scherzo. Abbiamo messo anche Kubica, stai box. Giovinazzi da Roma. Ah, parlando di Giovinazzi, tra l'altro sono andato a vedere la Formula E dal vivo in questo Gran Premio a Roma, quindi tra pochi giorni vedete anche il vlog che ho preparato per voi, molto simpatico, molto carino. Lo vedrete, lo Bene. vedrete. Allora, tra i top, ovviamente abbiamo messo Carletto Leclerc con la nostra scuderia Ferrari. Esatto, che è già da 3 volte nei top, perché comunque si sta dimostrando il pilota di punta della stagione per ora. E ovviamente i rivali non si stanno dimostrando all'altezza, soprattutto il compagno di squadra, e Verstappen che sta faticando invece a contenderli, diciamo, le vittorie. Tra gli altri top abbiamo messo anche Russell Sì. e anche Albon, che comunque in Williams ha fatto il suo bel compitino. Tra i top volevamo mettere anche Fernando, ma quello diciamo l'abbiamo messo per quanto riguarda Alpine nei team. Alonso che comunque ha fatto un Gran Premio un po' sottotono, è stato tutto complicato già dalle qualifiche, che si stava giocando addirittura, se non sbaglio, anche la pole position, ha dichiarato. Esatto. Iniziando appunto a parlare specificamente di questi piloti, devo dire che Leclerc è un pilota che sta dimostrando di avere sangue freddo, ma diciamo che ce l'ha già dimostrato a Monza nel 2019. Diciamo che sta dimostrando anche parecchia maturità. Lo vedo Soprattutto. diversamente cambiato. Sono passati solo 3 mesi, però lo vedo proprio diverso, sia nello stile di guida, che è molto più sicuro di sé, sia appunto nel carattere. Lo vedo che non è che ha in pugno la stagione, però comunque molto più sicuro È nell'intraprenderla. vero, è vero. Un Charles Leclerc che inoltre ha perfezionato la sua domenica con il suo primo Grand Chelem della carriera, ovvero pole position. Giro veloce, vittoria e sempre in testa dal primo all'ultimo giro. Sì, Charles Leclerc, come abbiamo aggiunto anche in un post sul nostro canale Instagram, è il 26esimo pilota a riuscire a fare un Grand Chelem in Formula 1. Tra i nomi possiamo dire Fangio, Alonso, Sebastian Vettel, quindi nomi molto importanti. L'ultimo pilota Ferrari ad ottenere un Grand Chelem è stato appunto Fernando Alonso in quel di Singapore nel lontano 2010. Tra i top, ovviamente, il nostro Russell, se si può Sì. dire, il giovane della Mercedes che sta dimostrando gran carattere, ma soprattutto di poter avere anche lui la possibilità di lottare. Sfruttando anche l'occasione di vedere un Verstappen ritirato, riesce a portare il suo primo vero podio, diciamo, in carriera. Sì, ovviamente il suo compito in Mercedes all'inizio in questa stagione è quello di cercare di farsi vedere, molto talentuoso, lo sappiamo, come pilota. Ovviamente il suo obiettivo è quello di almeno avvicinarsi a Hamilton. Addirittura a Melbourne gli è arrivato davanti, quindi è già una vittoria nei suoi confronti. Russell, tra l'altro, secondo in classifica, Russell, quindi secondo in classifica, purtroppo perde meriti anche degli altri, possiamo dirlo. però la Però, Formula 1 si vince anche così. dopo 3 gare è un gran risultato. Tra i top, infine, abbiamo messo anche Albon. Per Sì. chiudere, diciamo, questa classifica, non è molto lunga, ma diciamo che sono i piloti che secondo noi sono balzati più all'occhio in questo Gran Premio.
Esatto, Albon che comunque, vabbè, sappiamo che in Williams non è molto competitivo, è sempre un po' nelle retrovie, però questo punticino dà morale sia alla scuderia che a se stesso, cercando di allungare la stagione il più possibile. Il Gran Premio di Albon è stato veramente impressionante perché ha mantenuto, cos'è, le gomme hard, mi sembra, Sì, per quelle dure, 57 giri. fino C'è una all'ultimo cosa giro, assurda. per poi cambiare mescola. Non si vedeva dal Gran Premio di Melbourne, forse nel 2013, dove c'era ancora Sutil, che anche lui faceva dei giri assurdi. Riuscire a sfruttare due safety car e soprattutto poi verso la fine uno Stroll molto in difficoltà, il team ha permesso di poter fare questa strategia e arrivare a fare il primo punto della stagione. È una cavalcata veramente fatta bene da parte di Albon, che si è meritato appunto questo punticino, che a differenza appunto di Latifi, ovviamente sta viaggiando veramente in basso, purtroppo tanti incidenti e tanti fuoripista per lui. In parentesi su Latifi, quell'inconveniente con Stroll durante le Sì. libere, io non l'ho ancora capito esattamente. Comunque io, a mio parere, avrei dato la colpa a Latifi e non a Stroll, perché io credo che Stroll si sia spostato verso destra per far passare, se non mi sembra sbagliato, una Haas. E casualmente Latifi si è messo ad accelerare di colpo, non ho capito per quale motivo l'abbia fatto, ma secondo la FIA, ad esempio, la colpa è di Stroll, ma Sì, c'è comunque stata Latifi molto una sottotono, totale incomprensione, perché assolutamente. comunque lasciando passare un pilota poi non lo risorpassi a sua volta, ovviamente non guardava nello specchietto Stroll e quindi l'incidente poi è avvenuto. Parlando invece dei piloti flop del Sì? Gran Premio d'Australia del 2022, ovviamente, non per colpa sua, il povero Verstappen. Sì, povero, ci sono due big nei Sì, flop, sì, sì. poi li diremo, il povero Verstappen in primis, perché comunque è stato tradito di nuovo dalla sua Red Bull dopo anche la prima gara in Bahrain. Purtroppo il motore lo ha abbandonato. È una Red Bull poco affidabile, possiamo dire, in queste prime gare, e Verstappen purtroppo passeggero di questo problema. Però è un ruolino di marcia che fa preoccupare, perché comunque due ritiri in tre gare non è un buon inizio. Su Verstappen alla fine non c'è molto da dire, c'è una cosa che vorrei dire dopo, ma vale per il team in generale. L'altro flop in realtà su questo Gran Premio è il nostro povero Sainz, Sì. che già dalle libere si vedeva un pilota molto forte, molto competitivo. E prima del Gran Premio invece, durante l'Installation Lap, so che Sainz ha avuto dei problemi col volante, adesso non mi ricordo di che Sì, tipo. è stato anche diversamente sfortunato comunque Sì. nelle qualifiche, perché è uscita la bandiera rossa proprio mentre stava chiudendo il giro, lo avete visto, ed è partito addirittura nono. Quindi già non è una buona posizione di partenza perché sei già immischiato nel gruppo, poi una partenza un po' sottotono. Sì, ha perso due o tre posizioni se non sbaglio. E poi dopo tre giri la foga di voler recuperare, eccetera, ha fatto perdere il controllo al pilota spagnolo. Si vede comunque che a Sainz gli manca ancora qualcosa che ha, ad esempio, Leclerc. Binotto ha dichiarato che non c'è nessun pilota, un primo pilota in scuderia, ma comunque già sappiamo più o meno come funziona Nel team, nel team. beh, la differenza di classifica la si vede, ovviamente dovuta un po' al ritiro. Però comunque, come dici te, ti do ragione, Sainz manca appunto qualcosa in più per arrivare appunto alla costanza di Leclerc. Ovviamente sui tempi cronometrati, sul passo gara, eccetera, è a livello, perché comunque Sainz è un pilota veloce e molto forte. Ovviamente la macchina, come dici te, lo permette. Quindi spero che nel prossimo Gran Premio a Imola si possa rifare. Passando ai team, ci sono delle sorprese. Quindi come top mettiamo la rossa, perché comunque la vittoria è sempre la vittoria, e la Ferrari ritorna a vincere di nuovo all'Albert Park dopo le due grandi vittorie di Sebastian Vettel. Esatto. Tra i top ovviamente c'è Alpine, l'abbiamo accennato prima con Fernando Alonso, è un Alpine che anche se è nei top ha avuto un Gran Premio un po' sottotono, ma diciamo che si è ripresa dopo una gheddà molto caotica, ma sta dimostrando di essere un team molto, molto forte, diciamo. Se non sbaglio è terza o quarta potenza in questo Sì, momento, forse terza anche. quindi un buon momento per il team. La sorpresa la lascia a te. Va bene, la sorpresa è McLaren. Stranamente, perché dopo due gare nell'ombra, McLaren si è ripresa con un grande punteggio, quinto Norris e sesto Ricciardo. Norris invece gara molto solida, sempre a centro gruppo, battagliando con diverse vetture. È una McLaren che in questo Albert Park l'abbiamo vista molto più veloce, molto più competitiva, che ha ripreso un pochettino gli I sviluppi. ritmi, esatto.
Si parla di grandi sviluppi per il Gran Premio di Barcellona, esatto, per risolvere i problemi soprattutto dei freni che hanno già dai test. Devo dire che durante questo Gran Premio mi sono reso conto che in un certo momento hanno anche battagliato con le Mercedes. Sì, e quindi si è ritornata una grande lotta del passato. Parlando di scuderia Ferrari, il top appunto di questa classifica di team, l'arma vincente di questa gara è il fatto che Ferrari, adesso mi sono informato abbastanza, è stato appunto il setup. Praticamente Ferrari ha equilibrato entrambe le ali, ha sacrificato ala posteriore, e uno dice, caspita, ala posteriore in realtà perderebbe... sì, perché perde aerodinamica. Aerodinamica, invece no, era molto costante e soprattutto il fattore effetto suolo permette appunto la vettura di essere appiccicata al suolo. E davanti ha messo tantissima ala in realtà. Ok, per avere molta miglior direzione curva. Esatto, questo è stato l'arma vincente per poter dare quei 6-7 decimi a giro a Red Bull, che ha completamente sbagliato tutto il setup. Esatto, comunque ho visto anche sia nelle libere che in qualifica tanto proposing, sì, per Ferrari, soprattutto nel rettilineo, quello cambiato nel tracciato di Melbourne, rispetto invece ad altre vetture che saltano ovviamente di meno. Allora, sul fattore proposing devo dire una cosa, Sainz è quello che lo soffre di più. Sì. Sainz si lamenta tantissimo e ovviamente c'ha ragione, perché è un effetto veramente... Sicuramente è fastidioso all'occhio in un onboard, immagina a 300 all'ora. Invece Leclerc ha dichiarato che ha detto in TV lo vedete come se fosse una cosa esagerata, invece in macchina io non lo sento tanto, anzi diciamo dà un po' fastidio in alcuni curvoni, perché sì, ti obbliga a frenare o a non sfruttare bene il potenziale, però ha detto Leclerc che lui il proposing non gli dà proprio fastidio. Sì, perché è anche poco sicuro quando sì, entri in curva che la macchina salti. Mm-hmm. Però comunque anche nelle libere, comunque nei test, Leclerc si è lamentato molto meno nel sì, team radio per il proposing, mentre Sainz, come dici te, lo soffre un po' di più. Concludendo questa classifica, parliamo appunto dei flop per i vari team. Innanzitutto partiamo ovviamente dalla Red Bull, sì, che sta faticando tantissimo con l'affidabilità di questa vettura, che a mio parere sembra molto competitiva e anche vedendo da on board ha pochissimo proposing, quasi nullo, sì, vero, ed è molto precisa nelle curve, è molto meno nervosa rispetto a Ferrari, è vero, è molto più, sembra più incollata al suolo, anche se comunque la velocità è molto minore rispetto a quella di Ferrari, e ovviamente sono due concezioni di macchine diverse, però la cosa che sta influendo molto su questo campionato è l'affidabilità. Abbiamo messo nei flop non soltanto per l'affidabilità, ma anche per il fatto che hanno addirittura dichiarato loro stessi che il setup su Verstappen l'hanno completamente sbagliato. Perdere 7 decimi a giro su una Ferrari così competitiva è veramente preoccupante, ecco. E devo dire che anche in un certo momento anche Perez ha avuto dei problemi alle gomme medie, tanto consumo. Sì, si è ritrovato addirittura a lottare contro le Mercedes, che in realtà non era previsto. Il secondo team che abbiamo messo tra i flop è ovviamente la verde Aston Martin. Sì, che di verde che purtroppo proprio... ci dispiace un po' anche per Sebastian Vettel, perché guardando solo il pilota ha potuto girare pochissimo. Anche in questo Gran Premio di Melbourne molto travagliato, lo abbiamo visto anche girare in scooter addirittura. Per farti capire la situazione, Stroll che ha avuto questi appunto diverbi con Latifi, una Aston Martin che però oltre a tutti gli episodi non va, possiamo dirlo, non va, è poco competitiva, è l'unica scuderia a zero. Il secondo flop invece abbiamo aggiunto la Haas, che dopo due Gran Premi incredibili grazie a Magnussen è un po' il povero Mick che a Gedda non è riuscito a competere, in questo Gran Premio di Australia è completamente sparita. Sì, un Haas che vabbè, ovviamente non ce la si può sempre aspettare in top 10, vedendo anche da dove arriva dal campionato scorso. Un Haas che grazie anche al motore Ferrari si sta un po' risollevando. Un Mick Schumacher che sta facendo un po' fatica. A Jeddah non ha partecipato, ma in questo Gran Premio non è stato brillante. Magnussen che invece arriva da buoni piazzamenti. Non è riuscito in questo Gran Premio dell'Albert Park a emozionarci, insomma. In conclusione, i due team di cui non abbiamo parlato sono Alfa Romeo e Alfa Tauri. Diciamo che Alfa Romeo fa il suo compitino Bottas. Sì, perché è quello su cui puntano. Voglio su, in teoria ha ancora bisogno di carburare, non l'ho ancora inquadrato neanch'io. Vero, non so ancora che tipo di pilota è. Esatto, invece Alfa Tauri
il team fantasma, lo chiamo io perché... Vero, no, perché vero, c'era il termine perfetto perché non so se né carne né pesce. Non ho ancora capito se è forte, se è scarsa o se è da metà classifica. C'è Gasly che qualche volta uh-huh. fa dei buoni posizionamenti, Tsunoda non lo vedo quasi mai, Alfa Tauri che si deve ancora scoprire. Esatto, esatto. Non abbiamo parlato neanche del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Vero. Diciamo che Hamilton in questo inizio stagione sta soffrendo. Sì, lo sappiamo che quando ha una vettura inferiore Hamilton sembra che non esprimere tutto sto gran potenziale. Va in crisi. Cioè. Sì, sì, è vero, va in crisi. Sì, sì, molto in ombra in il 7 volte campione del mondo che sembra quasi rassegnato alla macchina. Sembra che sì. Si è lasciato andare come per dire che quest'anno è andata così. Esatto, quando siamo solo alla terza gara. Esatto. Allora, due news sul Gran Premio di Imola. I cordoli in diverse curve sono stati abbassati per gli incidenti mm-hmm. appunto a Jeddah che sono successi. Anche per l'effetto suolo. Esatto. Molto più basso. E Mattia Binotto che invece ha dichiarato che a Imola Ferrari non porterà nessun tipo di sviluppo ma resterà appunto su questa configurazione. Bene ragazzi, per oggi è tutto, speriamo che i nostri top e flop vi siano piaciuti. E fate conto che sono sempre secondo noi, quindi esatto. È una classifica personale. Se volete insultate. Prego. Sotto i commenti. No, a parte gli scherzi, fateci sapere che cosa ne pensate. Comunque abbiamo anche parlato in generale del Gran Premio, dichiarazioni e indicazioni. Noi ci sentiamo settimana prossima per un Viaggiando in Formula 1, vi faremo sapere a breve. Io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari Formula 1, nostro in cuore e ci vediamo prestissimo. Forza Ferrari. A Imola.